Paolo Armando, match winner della sfida fra Cuneo e Castellazzo, finito 2-1, una partita tosta, una partita in cui avete dovuto soffrire. Paolo, questi sono tre punti veramente importanti, no? Perché vincere così in un momento del campionato cruciale contro un avversario che si è dimostrato ostico è veramente importante. No, siamo contentissimi. Le ultime partite stiamo strappando i tre punti con tutta la forza che abbiamo. E non molliamo mai e speriamo che questo sia un pregio che ci portiamo da qui alla fine. In cosa vi ha fatto soffrire questo Castellazzo, che è penultimo in classifica ma che si è dimostrata una squadra organizzata? Loro si giocavano anche moltissimo oggi per rimanere in vita. No, certo, era una partita fondamentale per tutti e due e noi siamo stati bravi a sbloccarla quasi subito. Poi loro comunque sono venuti fuori bene, hanno trovato il pareggio e poi siamo stati bravi agli ultimi minuti a trovare questo gol e a portare a casa tre punti che ci fanno sognare. Per te la soddisfazione di decidere questa partita? Non è la prima volta, insomma, che entri, fai la differenza sicuramente con un ruolo che fa piacere. Naturalmente poi tutti vogliono partire dall'inizio, no? Però poi diciamo che si ripaga anche il lavoro entrando in corsa. No, certo, quando parto all'inizio sono ovviamente più felice, più contento, però quando per alcune vicissitudini devo subentrare cerco di dare il mio contributo e questa comunque è un po' la forza anche che abbiamo quest'anno, perché chi entra riesce a far bene e non molliamo fino alla fine, anzi diventiamo sempre pericolosi verso gli ultimi minuti. Ti chiedo un'ultima cosa, naturalmente guardando a sabato, perché andrete a giocare ad Acqui Terme, uno scontro diretto dopo due gare contro la terz'ultima e la penultima del campionato, non le avete sbagliate, adesso c'è uno scontro diretto che naturalmente è cruciale perché poi si entra nell'ultimo mese, voi avete anche il turno di riposo ancora da osservare. Che gara ti aspetti? No, sarà una gara difficilissima, diciamo che sì, è uno scontro diretto, se riusciamo a portare a casa i tre punti possiamo sognare in grande, cercheremo di dare il massimo e di non mollare fino alla fine come abbiamo fatto le ultime partite, che abbiamo vinto sempre di un gol di scarto, soffrendo, ma abbiamo vinto.